Se per caso gli Stati Uniti sanno già che esiste il blocco geologico Sardo Corso e che questo coincide con Atlantide o con la Meropide, è probabile che gli Stati Uniti siano stati interessati per motivi di sicurezza nazionale a non divulgare questa informazione. Quindi io non so se sono il primo al mondo che se ne è accorto. Suppongo di sì, o almeno a livello pubblico sono il primo da quello che so. A livello privato o di segretezza militare, non lo so se qualche militare abbia già scovato con i sottomarini nucleari che intorno al blocco Sardo Corso ci sono edifici, strutture, torri e altre cose. La piattaforma Sardo Corso infatti era popolata, era abitata dagli Atlantidei. Questa popolazione probabilmente aveva costruito tutta la piattaforma Sardo Corso, quindi è probabile che con i sottomarini atomici abbiano già visto che ci sono nuraghe, torri, insomma che era popolato. Quindi è possibile che gli americani abbiano deciso di mettere in Sardegna il maggior numero di basi militari in Europa proprio perché il loro scopo era studiare l'isola di Atlantide. Non è un caso che la NASA ha chiamato Atlantis uno degli shuttle. A mio avviso non è un caso, è stata una scelta proprio mirata. Tutti pensano che Atlantide sia una farsa, invece il blocco geologico Sardo Corso esiste davvero. Non è uno scherzo, solo che oggi lo chiamiamo blocco geologico e lo studiano solo i geologi perché all'altra gente non interessa. Inoltre gli studiosi di Atlantide lo cercano in Groenlandia, lo cercano in Antartide, ma non lo cercano proprio dov'è, cioè nel blocco geologico Sardo Corso semisommerso nel Mediterraneo. Si pensava che Atlantide fosse un'isola totalmente affondata, invece non è affondata tutta. Sono rimasti fuori la Sardegna e la Corsica, che sono due altopiani di Atlantide. Adesso è probabile che la base di Teolada sia stata messa nella capitale di Atlantide proprio per studiare i reperti archeologici antichi. Ed è possibile che in realtà sia tutta una copertura. Lo scopo non è quello di mettere la base più grande dell'Unione Europea a Teolada, la base dove si fanno le esercitazioni super segrete. Lo scopo in realtà è un altro, che la popolazione non può capire. Lo scopo è quello di tenere nascosto che sotto ci sono i reperti archeologici della capitale di Atlantide. Ora, la capitale di Atlantide, cioè il Sulcis, vicino a Teolada, Sant'Anarresi, Masaina, Sant'Adi, è un cerchio di forse 25 chilometri. In questo cerchio bisognerebbe fare delle analisi con il LIDAR e fare gli scavi archeologici di parecchi metri per vedere dove si trova la capitale. C'è un problema di natura economica. Sotto, se è vero il racconto che ha fatto Sonkis di Sais a Solone, significa che ci sono montagne d'oro. C'è una statua di Poseidone d'oro, non so se sia alta, tipo 25 metri, tutta in oro massiccio, con un cocchio trainato da 4 cavalli, tutti d'oro massiccio, giganteschi. Ora, se questo è vero, e se gli americani hanno la base lì solo come copertura per fare analisi e esplorazioni archeologiche, è possibile anche che loro saccheggino o rubino il materiale atlantideo che c'è dentro. Quindi loro sarebbero avvantaggiati in tutto per motivi di conoscenza, perché loro sarebbero gli unici nel pianeta che sanno davvero queste informazioni. E guarda caso, la base militare è proprio a Teolada. Cioè, a loro basta fare un tunnel sottoterra, andare a scavare e andare a cercare quello che sto dicendo io. Gli esperti di Atlantide sanno di cosa sto parlando. Sto parlando delle mura della città di Atlantide, che era costituita da cerchi concentrici, e questi tre ordini di mura erano ricoperti da bronzo, oricalco e un altro materiale. Inoltre c'erano pinnacoli d'oro, c'erano statue d'oro massiccio, le statue degli antenati. Quindi vorrebbe dire che noi abbiamo dato agli Stati Uniti di Teolada, abbiamo dato alla capitale di Atlantide, Teolada, agli Stati Uniti sotto il governo Andreotti. E gli Stati Uniti probabilmente l'hanno già esplorata e forse hanno anche saccheggiato dei beni. E noi non sappiamo nulla e siamo indifferenti. Quindi quando gli archeologi tra 10 milioni di anni scopriranno che era lì il punto esatto, a Teolada, non troveranno più niente perché gli americani hanno avuto il tempo di rubare tutto, saccheggiare tutto, devastare tutto e portare via tutte le prove che ci sono. Dopo non resterà più niente. Una volta che non c'è più niente arriveranno i nostri archeologici che diranno: avete visto, Luigi Sai si è sbagliato, qui non c'è proprio un bel niente.